posso neanche posso dimenticare da Aioro, ecco Aioro. Per la prima volta c'è questa macchinetta così, che è un po' come quella che ci sono nei posti per mangiare, però è per i biglietti. Questo treno che dobbiamo prendere è dolcissimo. È un tram alla stazione dei treni. Guarda che... Wow, ma dove stiamo andando? Non lo so, beh c'è anche gente. Dalla stazioncina si arriva a piedi a New York Park, che in teoria ha una parte disegnata dagli stessi architetti che abbiamo visto a Tokyo. E siamo qua per quello. Ma che vista è... I bagni del Reversible Destiny. Lo definiscono un parco pericoloso. Ci sono un po' di situe da arrampicare, eccetera, ma proprio perché lo scopo del parco da parte dei designer è non avere superfici orizzontali o verticali, avere tutte superfici con cui poter sperimentare il proprio corpo. Volevo far vedere la fine del parco, quindi comincia lì, poi c'è tutta la parte scavata qui dentro, qua dietro, sulla percezione del corpo, sullo sballarla. Simpatico come parchetto, poi bellissimo mood. Si nasconde, allaggia. Di foschia, ma è... Ma... No, ok. Sai se c'era il monte scoperto adesso? No, siamo venuti... Fin qua? Siamo venuti fin qua per vedere il Muji, il Muji coperto. Per essere visto si va di solito la mattina o quando tramonta il sole, ma noi staremo qui fin quando tramonta. Dai, speriamo che si schiariscano un po' le nuvole, la vedo dura, ma va bene. Oh. Si schiariranno! Io ho finito la col che avevo ed è comparsa una puntina, bellissimo, esatto, col McDonald's, tutto il male del mondo. Gigante, non me l'aspettavo arrivasse così in alto. Andiamo dietro, andiamo a vedere. Ma allora, so che può sembrare, perché è proprio mastodontico. Comunque in effetti capisco perché la gente impazzisce per il Fuji, perché è in mezzo alla pianura, cioè lo noti di brutto, è troppo alto, è unico. Che massive montagna che è. È così, ballistico. Abbiamo mangiato in questo posto del curry, a parte un curry diverso, il ragazzo che è il proprietario parla molto bene sia l'inglese che insomma era molto appassionato di lingue, esatto, tra l'altro studia in Italia con una professoressa giapponese che però lavora lì e insomma deve andare a Padova, quindi abbiamo un po' chiacchierato, era molto preso bene, carinissimo, bellissimo posto. Siamo venuti al parco dell'Expo, che ha questo look un po', fa così. È un parco commemorativo dell'Expo che c'era. Che è rimasta quella. Stiamo per andare a vedere cosa quella, gigante, esatto. Che è un peccato perché. Itaro Okamoto. Guardatevi le foto dell'Expo vecchio che ho trovato, sono pazzesche. Ci siamo fatti un bel excursus su tutti gli Expo del mondo e abbiamo scoperto intanto che fanno degli Expo specifici alternati agli Expo che invece sono mondiali, quelli world. Sì. Che sono invece ogni specialized anno. Expo di cose. Io un po' non più... lo sapevo. Ma non lo so perché alla fine passano un po' più in sordina. Milano, ma non è una cosa che. Cioè, non lo so, tipo la Biennale bramiamo andare. L'Expo meno, forse perché è meno inerente solamente all'arte. Boh. Capita sempre in realtà di studiare degli artisti che hanno fatto cose per l'Expo, però. Di tanti anni l'Expo fa. L'Expo magari è una cosa più locale, meno. Legata alla città, quindi... Però comunque si vede le cose Osaka, nuove. E lo rifanno 2025. Cantano. Piccolissimi essere qua sotto. Veramente grande, sì. Dopo le 8 è morto. Ah,
05 allora qui. Vuoi darti una spanciazzata? Ciao, classico. Andrei già previsto il prossimo. Ma che bel momento! Lasciale. Mi viene da piangere! Com'è che faceva la canzone vera? Ammalo! 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 Abbiamo trovato queste patate qua esattamente fuori dal bagno lungo la nostra strada, le prendiamo ovviamente. Ma siamo anche la Boic? Non lo so, forse no, proprio aprirla a metà, come secondo me si spela facile. Questo è una cosina più calda. Sa di camomilla veramente. Che cos'è? Siamo venuti a fare un giro serale, così concludiamo questa giornatina ad Osaka. Anche questa zona ce l'aveva consigliata Kenny, il nostro amico, che abbiamo conosciuto a Kuala Lumpur. Sì, così diamo un'occhiatina, mangiamo. Cavolo. Aceto. Quello bianco? Okay. Questo. Sei venuto in questo posto? Questo è il menù. Abbiamo preso due, cioè una testa da 6 di questi gyoza con l'aglio special. E poi abbiamo preso questo tofu con i pepi e un riso. Eccoli gli gyozotti. Questo è buonissimo, è super pepato, però non troppo piccante da non sentire il gusto, è veramente saporito, buono. E il riso. Tofu che si mangia qua effettivamente è buonissimo. Cioè dire che il tofu non ti piace è come se un americano dicesse che non gli piace il parmigiano perché si mangia quello fake. Effettivamente il nostro è tofu fake. Sì, ci ha spiegato anche Viola che cioè il tofu dipende tanto dalla qualità. Nel senso, a noi arrivano spesso delle cose molto base e invece il tofu qui è super saporito, buono. Ci siamo venuti in direzione Nara, però facciamo una tappa intermedia che è questo tempio della Tigrotta. Sono molto curiosa, ci sono già un sacco di tigri in giro, disegnate nelle maniere più cute. Ed è bello incastrato arrivare qui, perché ci sono da prendere, vabbè, la tram, un bus, siamo in piena montagna. Eccola! Che la testa staccata, cioè penso che si muova proprio. Il tunnel della tigre, avevo trovato che in teoria se tu lo percorri devi avere le mani che scorrono lungo le pareti, se trovi una vite porta fortuna, una roba del genere. La cabina delle lettere più bella di sempre! Per avere i gadgettini più carini e forse anche a tutto sommato al prezzo migliore, perché comunque sono fatti a mano, non costano esageratamente, bisogna vedere nei templi. Si muove questa. Eh sì. I tempi sì, di Kyoto e di questi posti un po' di più. A Tokyo costavano pochissimo invece, sì, le robe dei tempi, 300 yen. Siamo a Nara! Siamo arrivati, molto comoda con la linea che sembra una metro ma è un treno da Osaka. Dove vai? E siamo a Nara, che è la prima capitale del Giappone. Cioè è stata la prima capitale del Giappone unificato. No, non lo so questo. Noi siamo qua per il parco con i cerbiattoni. Troviamo cose, le prendiamo, capito? I Monte Fuji. La di Crocker, lei da tempo lo faceva vedere questi qua che appunto facevano l'inchino e poi si faceva andare da mangiare i rice cracker, ma io vedo che qua prima del cibo semplicemente li inseguono e la gente glieli molla così. Ok, no. Oh, si è inchinato, oplela, eccolo. Hai visto? Patate dolci. Dai, è venuto anche fuori il sole. Continuano ad esserci tutti i cervi a tocci. Eccoci come sempre. Noi che prendiamo animalotti. Hai il sakura sul dorso. Finalmente proviamo anche questa. Tra l'altro c'è il museo qui a Osaka, essere simpatico, è la Cup Noodle.
è una marca, credo la principale. Molto curiosa. Quella che l'ha inventata. Dentro così ci sono questi pezzi gialli, un po' puffosi, non so, dei gamberetti. Sì, sì, non si capisce. Proviamo il brodino. Proviamo. Sì, sì. Praticamente ci siamo messi a tradurre questi archi perché ci sono le scritte e ci sono le date. Da un siamo lato di data, realizzazione e dall'altro il luogo. Forse non, capito, non so se è realizzazione, perché magari è un po' un celebrare i vari luoghi del Giappone. È vero. Altro tempio, altro animalotto. Questo è un corvo con tre zampe. Ciao! Oggi è il nostro ultimo giorno qua, non avevo ancora fatto video dove ci facevamo vedere e dicevamo che era il nostro ultimo giorno qua. Domani prendiamo il volo la mattina, quindi insomma era l'ultima opportunità per fare dei giri e abbiamo deciso di ritornare a Kyoto perché ci mancavano delle cose che ci stava a vedere. Quindi siamo andati in qualche tempio stamattina, è stato un bel giro perché poi la giornata è molto bella oggi, quindi Kyoto è stata fortunata, sono passate delle belle giornate. E adesso andiamo a vedere la foresta di bambù. C'è un sentiero apposta per quelli che vanno col carretto. Carretto. Calmo. Noi. Con la gente. Però sì, è bella, cavolo. C'è un buon profumo. Ponte vecchio di legno. Sì. Bello, il lavaggio delle mani con la tartaruga. Questi sono i nostri premietti. Forse a 300. Uela. Attenzione. Questo è il tempio della tigre bianca. Infatti ci sono le tigrette. E queste secondo me sono poggia bacchette. Porta fortuna, nel senso che poi gli srotoli questo e lo usi con l'altro. E anche questi sono pubblicitari un po' per i produttori di, non so, sake, qualcosa, adesso traduciamo. Abbiamo scoperto che gli archi erano, al tempio di stamattina, usati sì come pubblicità dei vari brand che avevano pagato per avere l'arco lì, insomma. Sembra quelli che vogliono nascondere le cose sotto i bicchieri. Allora, oggi forse riusciamo. Cosa sto facendo? Oh. Ah, anzi, in teoria sì, perché di solito quando arriviamo c'è sempre già l'ultima persona della fila col cartello. Sono l'ultimo cliente. Però mi sa che oggi riusciamo ad andare a mangiare l'okonomiyaki. Cioè, diciamolo, sono lì. Ah sì, questa è la coda. Ormai noi siamo anche abituati, ma è strano. Cioè, alle 5.30 ci dobbiamo far 40. Sì, fuori, il posto chiude alle 7.30 e c'è... Probabilmente alle 6 arrivi ed è... Alle 6 c'è il cartello, sì, sì. Confermato, ore 18 viene consegnato il foglio per gli ultimi della fila e il posto chiude alle 19.30. Allora, buonissimo. Ci sta, a sto punto non so, o mi fanno bene dappertutto o abbiamo beccato dei posti molto buoni. Fighissimo. Questo se lo mette a fuoco. È fatto invece che con il cavolo come principale ingrediente della base, con il green onion, cipollina verde. Questo invece l'abbiamo preso vegetariano e ha la carne fatta con la soia, a patto che è buonissima. In più abbiamo fatto sotto, abbiamo aggiunto i noodles e sta da Dio, buonissimo. La pancia piena e adesso si fa la valigia più difficile della nostra vita. Sì. Questo è toast perché abbiamo preso due robe. No, quelle che dopo del ritorno dici che è peggio. Sì, ci sono altri spot pericolosi. No, perché abbiamo 5 kg in meno a testa dopo. Ah sì, allora è abbastanza pericolosa. Va bene.
fa un certo effetto. È l'ultima spesa da Lawson. Sono stata incaricata di andare io mentre loro tiene le valigie e sta in coda. Tra l'altro mi ho scoperto troppo tardi che ogni volta che spendo un caffè c'è lo sconto per quello dopo. Grande ritorno, grande ritorno. Poi siamo felici di essere da Mansion. Che buono il Tesaric e il copy. Stiamo tornando. Incredibile, ma si è fatto il momento di tornare a casa. In realtà non so neanche bene cosa dire, perché magari ci si aspetta un po' un discorsone di recap, riflessioni, eccetera, ma la verità è che devo ancora capire che adesso torniamo davvero. E però sono contenta, perché sì, è giunto il momento e anche abbiamo raccolto un sacco di stimoli, quelle cose là che si dicono, però è vero, visivi, non visivi, comportamentali, cose, e sono contenta di tornare perché così li prendo e cerco di capire cosa ho visto e magari di usarlo per cose, progetti, vita. Mi sembrava comunque doveroso fare una chiusura di questi video, che chissà quando verranno effettivamente postati. E basta, e niente, ringrazio tutti i paesi dove sono stata. Sì, un grazie a tutte le culture che abbiamo incontrato, perché ci hanno accolte tutte alla fine e ognuna ci ha dato tanto. Sì, ecco, dai, ho fatto un po' una frase a effetto di questo tipo. Vuoi fare un saluto anche tu? Noi adesso stiamo aspettando il volo finale ufficiale, o meglio la prima parte del volo ufficiale da Kuala Lumpur a Doha, e poi si arriva domani a Milano alle 7 di mattina. Che bello! Ciao, alla prossima!